Tutto è chiuso, che andiamo a fare dopo? Cioè, tutto è chiuso, la palestra è chiusa, i ristoranti, i bar, club, tutto è chiuso, non ci sta nessuno fuori. Guardiamo la vista dall'appartamento, dai. Guys, benvenuti nuovamente sul canale e benvenuti ad un nuovo video, il primo video di questo 2021, quindi buon anno a tutti voi. Sono stato assente per quasi 4 settimane e vi spiegherò il perché più in avanti in questo video. E intanto sto passeggiando per Barcellona, le strade sono deserte, sono le 9:30 del mattino e devo dire che è iniziato a fare un freddo da tipo 2-3 giorni che di mattina fanno 2 gradi, quindi è dovuto uscire il giaccone. E io sto andando in palestra in questo momento, che ci hanno detto che da domani potrebbero chiudere le palestre. Qua hanno praticamente aperto e chiuso, le abbiamo tenute aperte per tutte le feste e ora vogliono chiudere per almeno altri 10 giorni. Quindi se quello è il caso io mi sto andando ad allenare e oggi devo spacchiare. E poi ieri è riuscito ad arrivare a Barcellona anche Sammy, l'avevano fermato perché aveva fatto il test sbagliato, aveva fatto il test rapido ma per entrare aveva bisogno del test molecolare, quindi hanno rimandato di un giorno il volo, però ieri è arrivato, è negativo, stiamo attenti e quindi adesso, se si è svegliato, speriamo si sia svegliato, dovremmo beccarlo davanti alla palestra. Vediamo un po' se troviamo il Sammy. Beh, questa è la palestra, Sammy sembra che non ci sia. Ah, mi ha appena scritto e dice sto in pale bro, a grandissimo arrivo. Voilà. Buon dia. Yes. Grazie. E sta dentro? Grazie. Come va bro? Good, good. Pronto per spaccare? Yeah. Mi cambio un attimo, poi ci facciamo un pre-workout. Ok. E poi si inizia. Dai. Ti ricolgo la GoPro. E te come va bro? Io bene, dai. Sei svegliato presto? Sì, sì, dormito molto bene. Cioè, la casa non era gelida. No, no, la casa si è riscaldata piano piano. Stamattina è molto meglio. Prima volta che vedo. Yeah. Wow. Oggi la vedrai. Allora, io volevo mettermi di là che c'è tipo un saloncino, ma a questo punto facciamo qua. Devo prendere tutte le cose. Oh, okay. Guarda che ho appena fatto. Oddio, un casino all'ultimante. No. Mi si è aperto. Tipo fumo che esce. Allora, ho le due presine, elastic band per un po' di riscaldamento e porco due, ho fatto un casino. Oh, madonna. Well, yeah, questo perché non era come ce l'aspettavamo. E ora saprà di maracuja. Buono. Perché energia meno smaracuja. A questo punto devo fare un plug, ragazzi. Questo è il gusto mio preferito. Pre-workout non sono assolutamente essenziali, ma una volta ogni tanto lo prendo. Il pre-workout me lo faccio una volta, magari una o due volte a settimana, niente di eccessivo, solamente quando voglio un po' di kick in più. Dato che oggi filmiamo, a sto punto lo faccio. Plug maracuja dappertutto qua. Anzi, facciamone mezzo scoop che ci basta per oggi. Yeah. Alright guys, siamo pronti. Let's go. Wow. Quando si cammina in una palestra dovresti avere la mascherina. Mm-hmm. E quando ti alleni la puoi togliere, ma sinceramente ho visto tutti e tipo ce l'hanno sempre tutti tolta. Però io preferisco, dato che stiamo girando e viaggiamo così, io sto più attento rispetto a meno attento. Quindi veramente mi tengo la mascherina, me la tolgo solo proprio se ho bisogno, che riesco a respirare bene, allora me la sposto giù, se no la tengo. Quindi io sto iniziando con bicipiti e tricipiti prima di fare dei movimenti composti. E è semplicemente una tecnica che sto facendo, dato che abbiamo iniziato nelle ultime una o due settimane, ho iniziato ad allenarmi di mattina così che era più facile, c'era meno gente in palestra e come detto preferisco essere attento. Però la mattina ovviamente il mio corpo si deve ancora abituare a tipo essere completamente sveglio e warmed up di mattina. Quindi invece di iniziare subito con movimento composto sto iniziando con le braccia, che è un modo per me psicologicamente di entrare un po' nel mood della palestra. E anche perché così mi riscaldo, ho già un po' di sangue in giro per il corpo e questo decisamente mi sta aiutando anche a spingere di più sui movimenti dopo, quindi perfetto. Tricipiti,
bicipiti e poi penso petto, schiena, solito full body. Dai. E io qua le mani sono solo degli uncini, penso a venire indietro coi gomiti, le mani vedi? Non tiro giù con le mani, è il gomito che va indietro. Quindi ultima rep super combattuta, ma avete visto che non ho cambiato la forma, non si muove niente, tutto il corpo è stabile, solo il muscolo target sì, che deve continuare a contrarsi. Facciamo quel che possiamo, raga. Proviamo i 60 per la prima volta, ma non so manco se si alza. Direi ben concludente. Meglio di così. Oh. Bomba. Facciamo un physique out ragazzi. Proviamo con luce naturale. Praticamente se mi fai vedere è tipo questo down lighting che viene dal cielo. Vediamo un po' come stiamo messi. Io non vedo. Madonna, ci. Ditemi voi un po'. Madonna. Pazzesco, schiena non so, pazzesca, non so ben posare. Sei definitissimo devo dire, e grosso che è veramente una cosa che non ho mai visto prima. Oh. Meno male raga, e diciamo che questo è anche post Natale il mio fisico, che sinceramente così lo faccio non contratto, così vedete come così è contratto, così è non contratto, e questo è il fisico post Natale, ho mangiato, non diciamo non sono andato proprio completamente sugli estremi, però con i miei chiaramente abbiamo fatto gnocchi, riso, pasta, pizza, ho mangiato dolci, cioccolato, cose varie, però appena è finito quello mi sono rimesso 4-5 giorni in riga, intorno ai 2100-2200 calorie, che è un leggerissimo deficit per me, e mi sono direi ripulito abbastanza subito. Questo è il fisico attuale e vediamo se chiudo le palestre, proveremo a mantenerlo. I'm proud man, well done. Grazie bro. Grazie. Gli ultimi due movimenti della giornata sono per le gambe e ho iniziato a fare questa assisted squat machine, che praticamente è uno squat assistito, close chain, in cui invece di spingere via il peso sto spingendo via il corpo. E oh, guarda, fagli vedere cosa ho messo qua, ho messo questo step sopra la pedana, perché con la pedana tipo il mio range of motion arriva letteralmente solo a parallelo, ma con un movimento così, se vogliamo avere uno stimolo completo, lo sapete, full ROM, e quindi ho aggiunto lo step, così che riesco a scendere molto di più. Nice. E è abbastanza leggero perché in realtà è pesantissima come movimento. Siamo appena tornati a casa, nel senso questo appartamento che abbiamo preso qua a Barcellona, in cui staremo per le prossime 2-3 settimane. Sapete che sono un po' un nomade digitale, quest'anno voglio aprirmi di più e farvi vedere praticamente ovunque viaggio e tutti questi posti in cui vado. E se volete farò un tour della casa, anche se praticamente sto salotto è il highlight della casa, quindi più o meno avete visto tutto. E comunque sì, questo quindi sarà la nostra casa, il nostro studio ufficio e il nostro diciamo headquarter generale di Kaizen Atletica per le prossime 2-3 settimane, e poi ci sposteremo a una nuova location che sicuramente alcuni di voi già hanno visto sui miei video, ma che non spoilerò in questo momento. Sammy mi ha dato le redini. Dato che fa freddo fuori, a me piace un sacco fare la stracciatella, un sacco di volume e molto molto proteico. Quindi abbiamo bisogno di uova che siamo andati a comprare. Ovviamente dobbiamo aggiungere un pochino di questo nel brodo. Questi sono i
i cosi di carne, i cubetti di carne, i dadi di carne per saporire un pochino il brodo. Poi ci andiamo a mettere sopra anche un pochino di parmigiano. Ho trovato anche dei bianchi d'uovo, quindi invece di fare la stracciatella normale che è solamente con delle uova intera, noi faremo due uova intera a testa. In più ci aggiungiamo metà di questo, che dovrebbero essere altri 8 albumi e dovrebbe essere abbastanza tante proteine. C'è una smella così? Dai, allora, stracciatella, facilissima da fare. E io sono una persona che tendo a mangiare di più, quindi per essere più sazio mi serve volume. Volume viene anche tanto dall'acqua, quindi con questo brodo mi serve qualcosa che è buono, e questo è buonissimo. E mi sto letteralmente facendo una stracciatella per pranzo quasi ogni giorno, sarò sincero. E proteico, abbiamo dei grassi dall'uovo, ci aggiungo anche un filo di olio, così, tranquillamente. E poi, per aggiungerci un po' di carboidrati, io prendo un pane qualsiasi, una baguette, il pane preferito, fette biscottate, quello che è, poi lo dividete e ce lo impucciate dentro. E yeah, questo sarà il pranzo proteico di oggi. Ok ragazzi, sarà bollente, attento Sammy. Lasciamo, guardate che bomba. È così semplice ma così buona, tipo qualcosa che ti fa tua nonna. Poi con un po' di noce moscata, una bomba. Yeah? Che ne dici? Ok, adesso sono mesi. Ci ha messo parmigiano, sì. Yeah, yeah. Sei mia prova? Approvatissimo. Ma te ti inventi queste cose, tipo che... Cioè... Ma sono le ricette delle nonne italiane, in realtà. Dai. Yeah. Volevo portarvi un attimo con me, perché una delle cose più importanti che faccio io nella giornata è ovviamente lavorare con i ragazzi del coaching online. La cosa fondamentale è veramente quelli che riescono a restare costanti anche adesso con gli allenamenti a casa. E devo fare un piccolo shout out a Darione. Eccolo proprio qua, che come vedete aggiornamento settimanale 69, ok? Quindi con Dario mi sta aggiornando ogni singola settimana senza praticamente aver missed un check-in da 69 settimane. Ok, ci sono state magari un paio di settimane dove eravamo un po' in ritardo, ma se no ha continuato a fare il check-in ogni singola settimana. Infatti il cambiamento è stato ottimo, e anche adesso che sta a casa diciamo che ha mantenuto tutto e sta addirittura costruendo massa muscolare. Perché si può fare, e una delle cose più importanti è proprio questa, è la costanza, è quella disciplina, perché la motivazione va e viene, raga. La motivazione, cioè, anch'io mi sveglio a volte e non mi piglia magari di lavorare, non mi piglia di andare in palestra. Anche adesso che sto a casa è molto semplice dire no, non mi va di allenarmi, e dire tipo sti cavoli, tanto un giorno non cambia niente. Però è quella disciplina e costanza, è quel carattere che costruisce appunto le abitudini. Una volta diventa un'abitudine, diventa così facile mantenerla. E quindi voglio fare un piccolo shout out a Darione. Non si perde un check-in da appunto quasi 70 settimane, quindi molto più di un anno. Veramente, veramente sei un grande, complimenti. E siamo arrivati a quello che secondo me è il punto più critico di questo primo video di quest'anno, ed è quello che cambio un attimino come faccio i contenuti e dove li vado a mettere. Perché l'anno scorso, 2020, a parte che c'è stato un casino assurdo con la pandemia, ho anche avuto un pochino un blocco mentale. E per essere super sincero con voi, a mano che Muscoli a Vita e che Kaizen sono cresciuti, gli ho dovuto mettere molto molto più del mio tempo a pensare al back end, quindi a pensare a tutto quello che non viene mostrato qua su YouTube. E quindi i contenuti, se devo essere sincero, hanno un pochino preso, diciamo li ho messi un pochino in secondo piano, per poter appunto gestire tutto il resto, tutta l'amministrazione, tutte le email, il coaching, la programmazione dei lanci di Kaizen, la logistica. E chiaramente col contenuto non è stata la mia cosa primaria, il mio focus primario, ma nel 2021 voglio veramente tornare, perché questo è quello che mi fa, diciamo, questo è quello che mi porta più piacere
e apprezzo tantissimo quando ricevo dei messaggi da parte vostra che dicono tipo: Giulio, con questo video ho perso 10 kg, oppure, cioè, per me questo dare valore e provare ad aiutarvi in qualsiasi cosa, essere utile, è la cosa principale che voglio. E nel 2020 non l'ho fatto abbastanza, secondo me ho avuto anche un blocco mentale legato a dove mettere che tipo di contenuto, perché avevo il contenuto informativo e scientifico e poi avevo anche i vlog più di divertimento, e in testa sarà stato un blocco mio del tipo che avevo paura nel mio canale di passare da vlog a informativo, perché poi allora se faccio i vlog le persone che mi seguono per le cose scientifiche non guardano i vlog, e chi mi segue per invece i vlog non guarda il mio canale informativo. Quindi per evitare tutto di questo ho riflettuto molto nelle ultime settimane del 2020 e ho deciso che per quest'anno farò 3 cose, dividerò molto bene i miei contenuti. Qua su Muscoli a Vita sarà soprattutto vlog di questo stile, un po' più cinematografici, se così si può dire, un po' più di divertimento, di viaggi, vi porteremo in giro, e quello sarà il mio canale principale, Giulio Ramazio, che è il mio personale. Poi abbiamo ripreso Muscoli a Vita e quello sarà il canale strettamente informativo, con dei video inerenti alla palestra, all'allenamento, alla dieta, con tutto l'approccio scientifico. E lì non farò sconti, proverò a mettere 2-3 video a settimana, mentre qua sul mio canale personale, diciamo, dato che questi video sono un pochino più lunghi, penso di metterne e di iniziare 1 a settimana. Quindi 1 a settimana di video qua su questo canale principale, poi 2 o 3 a settimana sul canale informativo Muscoli a Vita, che lascio qua linkato in descrizione, e per ultimo il nostro baby Kaizen Atletica, il nostro brand di abbigliamento con Sammy, e lì stiamo già mettendo 1 episodio a settimana e state smashando di like, vi stanno piacendo, e quindi divideremo in questo modo il lavoro e il contenuto quest'anno, e speriamo così, e sto sperando così, che uno, non ho il blocco mentale che mi aiuta un sacco, e due, che vi possa anche essere più utile a voi, e così decidete cosa seguire, se preferite informativi, se preferite i vlog, se preferite Kaizen, eccetera eccetera. Questa è la mia decisione. Un'altra cosa, su Instagram quest'anno tornerò con molto contenuto informativo e in generale molto personalizzato, e provo a postare sulle stories e sui post letteralmente ogni giorno, quindi se non lo fate vi chiedo di seguirmi là se vi va e se lo utilizzate. E niente, poi farò il solito Kaizen Podcast, 1 episodio a settimana di sabato, e questo è tutto, questo è come penso di deliver il content 2021, e anche solo a dirlo così mi sembra molto più chiaro, mi è molto più chiaro in testa, quindi mi auguro che sia un buon anno per tutti noi. Detto questo, mi ringrazio veramente tantissimo per il supporto, scusate se sia stato un video lungo, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere tutto quello che pensate su come penso di dividere il contenuto, fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo video, piano piano miglioreremo anche con la qualità, abbiamo attrezzi nuovi, telecamere nuove, cose nuove, e quindi dobbiamo imparare a gestire, imparare a fare tutte queste cose qua, e niente, vedrete che sarà un miglioramento continuo. Keep improving, ci vediamo nel prossimo video.